sua versatilità, è stato più volte ingaggiato anche da registi famosi per interpretare pellicole sia sul piccolo che sul grande schermo. Questa sera per noi interpreterà il monologo in lingua e dialetto cilentano scritto da Massimo Sica. Sono cangiati i tempi e siamo cangiati pure noi. Ecco a voi, signori, Umberto Anaclerico. Buonasera, buonasera, come va? Va bene? Va bene? Grazie di questo accordo spontaneo, grazie, grazie, grazie di cuore, grazie, grazie, grazie a voi. Andiamo, se così, mezza porta, la chiede alla grande, avascia, avascia, dove lo fai qua? Ora lo apro, così? Eh? Che dice? No, no, ma già staccato. A poco sono svini che si integrano. Ma non è sì, ma guarda la batteria, tutto a posto, tutto tranquillo, sedete. Va bene, un applauso al sindaco. Buonasera a tutti. Grazie, grazie di cuore. Comunque, mi ha chiamato che gli ha fatto un punto, che dice poi si è portato, punto? Eh? È portato tutto quanto insieme, vai, uno, due, tre, quattro, grazie della collaborazione spontanea. Faccio un applauso a voi, grazie di cuore. No, ti sguardo per fare questo punto, questo viaggio, voglio fare un viaggio con voi. Voglio fare un viaggio, un percorso, un viaggio del tempo. Ci siamo? Ma non la solita operazione nostalgia, dice come erano belli, forti, negli anni 80, 82, con voglio frutti, chi diria risotto, chi vinto, chi vinto di anni. Non faccio niente la matina a sera, chi a mare, a sera poi non faccio a ballare, voglio troppo di esame verso un mese in toglie, trovo tutto bello preparato, cucinato, t'ammuccavano pure, niente, non faccio niente. E poi, cari amici miei, negli 82, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo vinto i mondiali, per i risultati mondiali di Spagna, quella mitica formazione, ve la ricordate o no? Eh? Allora, state guardando? Ecco, la ricordate, coach, tutti quanti insieme, coach, poi, Gentile, poi, 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 Cine, poi, poi. Ah, bene, ora non mi scade, ma già lo fa. Un applauso, vai! E perciò eravamo più felici e contenti perché abbiamo l'invaghe mondiali di Spagna. Ecco, non voglio fare questo tipo di operazione, ma voglio fare un viaggio nel tempo, un parallelo temporale. Mamma mia, come esprimo pure così, ma che è? Parallelo temporale, ma che state facendo? Questa è difficile questa cosa, non ci ha parlato. La scuola è buona, signore. In italiano ce n'è, non ce n'è più sotto un guattanese, ci c'è la verità. Ah, se si può creare discipline, perché qua così chiamano discipline, mi chiamano Euro e più, oppure il CLS, sapete più CLS, il famoso chi lo usava questo? A me non sapete proprio che questo non può venire mai, non lo usavo mai. Qualche volta devo andare con convenzione a Natale, la Pasqua ne faceva una, ma è una cosa proprio da usare, proprio striscio, capito? Ecco, non voglio fare questo tipo di operazione. Voglio fare questo parallelo temporale, un percorso del tempo, per farvi capire come eravamo e ci ponevamo e come siamo diventati oggi e ci poniamo di fronte a certi aspetti, prendendo come linea di demarcazione il parto. Mamma mia, museo, linea di demarcazione, partiamo dalla sala, se non mi fai sta marca, e ti voglio bene, ci si sta facendo un cerchio, no? Linea di demarcazione, museo, questa parola che esce, ma mi sono asciuto, signora, che esce da sta bocca, mamma mia. Ma sono queste parole italiane, queste? Sono italiane? Italiane? Sono parole italiane. Vabbè, ma non ci perdiamo in chiacchiere. Vediamo la mia prima considerazione. Il Cilento. Mi facessi un applauso al Cilento perché è una grande terra. Un po' contestagliata, masterizzata, però comunque è una bella terra. Va bene? Il Cilento. Il Cilento, prima di essere parco, tenia l'albero. Tenia umano, i pullini, i yum, i giur, animali, cinghiali, praticamente tenia tutto, no? È vero? Abbiamo aggiunto qualcosa? Aggiunto qualcosa? Un po' che non ci vengono a chiedere là, strafora, però oggi chiamo. Abbiamo portato delle modifiche? Modifiche? Oh, posso parlare con voi? Citatemi, vai! Modifiche? No! È vero? Non c'è nessuno. Allora, quindi il Cilento. Venite a questo mio ragionamento, sempre se mi trovate con me. E il Cilento era parco ancora prima della sua lì. Allora c'è
iniziale, poi si richiama con il parco. Ma io esco, faccio. Va buono, comunque torniamo a noi. In verità qualche giusta c'è stata, sì. Perché ogni tanto guarda, questa c'è un cartello che ha scritto che sul corpo qui la natura è protetta. Poi ho avuto molto sotto, cantiere per un madaraccio, un certo piatto giallo, di poco che esce una porta, e si schianta di riso perché era la barzoletta che ha scritto coppa. Qui la natura è protetta, talmente che è protetta che ha messo un madaraccio sotto, ma la cassa è ma la cassa sta comoda, ma per tutto che lo schifo che non c'è sotto. Una cosa incredibile, guardate. E poi se vogliamo andare nello specifico, questi materassi al centro presentano delle enormi piazze gialle, vero signore? Un schifo che deve una cosa che sono di qua. Oggi ci dire, ma sono telefono! Allora capite! Anche il telefono si possa! E un applauso, sporca! Abbiamo fatto le buste! C'è che urla! E come si dice che la loro? Parlare i ragazzi vicino al cellulare, lo smartphone, la cosa, o per appunto sulla fotografia, mentre che ricerchi il tono. Ma ti ancora, la sempre che è lì, quindi siamo la sempre, per cortesia. Vediamo a noi, va bene? Stiamo parlando di queste enormi piazze gialle, di questi materassi, eh? Di questo schifo non sabbonda che ci si prova vedendo questi materassi. Ecco, il vostro cuore visitatore che viene dal Cilento. Che dopo si zara lui? Massa popolazione di indigeni. Indigeni? Non è una brutta parola indigeni, no? Una popolazione locale, chi sta preparato? Chi sta buono? Chi sta buono a tavola? Mi è buono pure con i suoi figli. Voi un applauso, ciò, faccio, ciò. E una persona, dico, ma questi non solo che sono tutti incontinenti, ma soffrono tutti quanti di enuresi notturna. Pesci d'oletto, la signora! Anche se pure lì, cioè, bene, comunque non basta solo questo a stabilire il grado di coscienza ambientalistica che abbiamo raggiunto in questi ultimi anni nel rapporto con il cielo. Se voi vi fate una passeggiata fra le strade, c'è la parola nostra strada, strade proprio perché ogni tanto le scarce qua giusto, poi ci viene un dopo, poi un euro, poi torna a mente, poi vi dico un euro, un mente, non sai, ma loro stanno rovinate, eh? A Roma, guardate come le vedete, guardate qua, sta a fondo, le puntate scavalcare i sorgimenti, stanno qua. È una cosa incredibile. Dopo tutte queste strade, come a due, oppure vicino di starci un quartiere, che collegano un borgo all'alto del nostro Cilento, certo in Madonna pare che è chiunque lunghezza. E questo grazie, diciamo, ai cani della raccolta porta a porta, no, non c'è da niente per una vespa, quello è rifiuto in comparata, non mi preoccupare. Diciamo porta a porta, che molte volte si dimentica proprio di mettere i teli con come di sacchette. Quindi ogni tanto quando con queste sacchette li cadrà via, con quelli che vanno a mangiare la sera prima, che sa, ci vado a mangiare. Oppure li potete anche perdere nella famosa peculiarità del pacco del Cilento. I famosi pandolini e pandoloni, nuovo pacco, nuovo Cilento. Dato in batezza, siamo famosi tutti in modo questa cosa, è una cosa incredibile. Ma lasciamo stare questo aspetto perché sembra che ultimamente stia migliorando e torniamo alla nostra passeggiata nel parco, nel Cilento. E comunque passeggiando fra il nostro parco, fra alberi, un mare di felci, pistacci, fiori, piante, ispirando un'aria santare, come chi in città sa assolvere, mentre fate questa passeggiata rapiti dalla bellezza del creato, bello e buono, ma di questi sotto la e lascia, diciamo, la meraviglia della natura, lascia il posto alla meraviglia della ciotaggine umana. Sì, perché fra alberi, fiori, piante, che trovate, lucesse, un rubinetto, che sta c'è una scrivania, non si può chiudere, uno schifo da cosa al mondo, incredibile, una cosa scandalosissima, vergognosa, che io già mi immagino questi stuporoni. Avete visto stuporoni? Stuporoni veramente una S grossa, perché tu ognuno ha un bar, uno stupo non ci fa niente, a ogni murai non ci fa niente. Invece di chiamare il padre comune per la raccolta che staccia degli ingombranti, sparare le famiglie dell'arte, fare vista, si organizzerà la notte, cit, caricano tutte cose un po' un cascione, poi scendono più scienziato, chi che faccio un palo, o prima vantone, vengono, e arrivano tutto la sabbascia, che gli scienziati arrivano e si schiattano di risa, questo fatto, è vero o no? E quando vanno a casa, non vanno a chiedere che avanti a mano così, era fatto la prima steppa su, non c'è cosa, perché quello è tutto bene, tutto bene. Ma io ora che non c'è altro, ladri, mentecatti, stuporura. Ecco,
perché voi siete dei dati di amore, avete rubato perché noi abbiamo avuto eredità di un patrimonio che dobbiamo consegnare alle future generazioni intatto nel suo valore ecologico. Niente, invece da quel popolo esiste con uno stanno rinviando i veleni. È vero questo, no? È caso questo da fare. Torniamo al parco del Cine, nasce come parco del Cine, no? È vero, nasce come parco del Cine. Poi c'è la manata di Lugua Lodiana, poi degli Alburni, ma poi non ci viene la Cinemai che il gran ducato di Toscana è stato completo. Comunque, a parte un nome che non c'è una settimana, si ha Parco Nazionale del Cine del Ballo di Diana e degli Alburni, che da buttato in città di Suoli per Luigi, ecco il nostro parco, il primo parco. È patrimonio dell'UNESCO, riserva della biosfera, primo parco italiano e secondo per estensione dopo quello dello Stelvio. Ma gli sapevano tutte queste cose? No, è una cosa al massimo sì, perché chi sta scherzando? Va bene? Ma no, diciamo che con tutti questi riconoscimenti, ma il riconoscimento che mi ha fatto scimaccia, non è la popolarità più grossa, sapete qual è? Che siamo il parco più antropizzato d'Italia, se non d'Europa. Poi non mi ascolta, vai. Allora, ti ho dato il buco, guarda, veramente cazzo, ti ha dato la sedia. Guarda la sedia che artisti, ci va. Allora, volevo dire, questo qua che siamo il parco più antropizzato, che buono dice sta parola antropizzato? Antropizzato, che buono dice, la tecnologica, la non so finire per capire con quattro, che buono dice antropizzato? Allora io ci dovrei, ci dovrei studiare, ci dovrei fare un po' un libro perché io studio, non sempre capisco ma studio, guarda me, non lo vorrei così, studio, e ci avessi cantonizzato, si dice che proprio l'abito da essere viventi, hai capito? Cioè mentre negli altri parchi d'Italia la fauna è composta da animali selvatici, nel parco nazionale del Cinelli, del Ballo di Diana e degli Alburni, l'animale siamo noi, c'è tutto scritto, ma tu lo capite? Di costruzione, è un fatto di regolamentazione, come c'è il regolamento, mi sa credere,
hanno cacciato una broccola a mano. Vieni, ti hanno dato un libro d'ambrosio che vuole metterti, vieni qua. Sto con un tazzo, tu me lo vuole. Addosso mi quando l'abbiamo cacciato in terra, mi ha fatto di casa, che abbiamo da fare niente alla Germania, eh? Mi ha dato una cosa di soldi, ha detto un sangue, non lo parlo. E questa è una specie di costrizione, e non come un vincolo per future, ecco, espansioni turistiche del vostro territorio. Torniamo sempre al Parco Nazionale e questo ventennio che abbiamo superato, perché 20 anni fa ci ponevamo in maniera diversa con le nostre situazioni rurali, perché 20 anni fa, 25 anni fa, era l'uomo, diciamo, nel mese di gennaio e febbraio, quando avevamo la porta di una casa, con tutto il piccolo che stavo qui, spostato, l'olio, c'è provato. È vero questo? Ma no, si può fare per l'uso, non si può fare, no? Perché ci può capire, faccio male. Oh, che ci può salato, faccio male. È vero che faccio male, non si fa. Dice che in zaccato fanno male, è vero che fanno male, così dice che gli sgraziati qui, i farisei, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si mettono alla società che mi si d'accordo, che ci faccio male, che ci sono tanti arteriosi, che non vale buono. Sono cangiato di tempo, è vero no? È vero no? La moto con porco non si dava niente. Ma dice con un porco ne faccio schifo, si è alzato un sacco a voi, i porci solati, te ne metti in piedi, non te ne la corda, gli tanto pronto, e non sono manco buono per l'insegna. Hai capito? Quando che
non c'è chi si chiama moglie della Dio, non c'è tuo marito, come ti chiama tu? Se vai non c'è tuo marito, c'è 50 grammi, per tanto che erano sui pazzi! O non c'è un istante che faccio male! Sono scivi da camionisti! Che cazzo c'è questi camionisti? Ogni volta quando è sta mese, ma adesso io ho visto un camion, o guida, o porta il mondo, fammi capire. Allora, sono scambiati in modo che mi sto facendo. Ci sono dubbi maledici proprio. Un altro rapporto che è cambiato, ecco, in quest'ultimo ventennio, se ci avete fatto caso, il rapporto con l'attività fisica. Vedete? Ho detto quando caso muovono, eh? Chi sono baratta, chi sono baralla, chi sono battipote. Chi va a fare lo liscio, chi va a fare lo sangue, chi va a fare un mandangolo, chi va a piscina, chi corre, chi va a coppare, insomma tutto quanto che sono preparato fisicamente. Perché dici che faccio bene con lo colesterolo, con i triglicerici, cose tecnologiche, no? E dice che faccio bene. E invece prima no. Prima uno che si avviava, non ho tanto quello che c'è, noi la scegliamo un pazzo. Ma voi che hai una bicicletta, fatta l'acqua per fare la bicicletta, chi non l'ha, è più pazzo di l'altro. Ma tu non hai tutti gli scegli. Io pure 20 anni fa facevo il mezzo fondo, signora. Non mi avrete voi, era un atleta di fisica. Mo faccio il fondo, quello del piatto, diciamo già. Eppure io 20 anni fa mi legai nella zona A con la macchina del nostro parco nazionale del Cireto, zona massima protezione, per ispirare un poco d'aria, perché per il boxe tutti gli arponi, e mi piace, non c'è da rapporto. E lui dice, no, mi dai la macchina, che niente fa, tornai da lavoro, al dopo c'è tutto pronto, bene preparato, composto, come andano a girare, incominci a fare i primi esercizi di riscaldamento, e mette la signora la lontana, che stiamo curando certe mucche. Ah, se io guardavo, io guardavo, dice, adesso mi vuole l'ora, e voi perché fai con coppa? Dice, no, signor, voglio ancora una coppa. Per chi ha tu? Come sarebbe per chi ha tu? Ho dormito tutta la notte. Si è scena pazzi da lontano. A che punto mi ha detto che era per chi ha tu? Ma ha fatto sta male a me. Ho già capito. Ho già capito perché per i nostri antenati correre significava che sto scampando un pericolo, con la testa all'animale, correre verso una meta ben precisa, correre senza meta, senza la situazione per fare tante per fare uomo nella pratica, non era contemplato proprio, hai capito? No, dopo 15 giorni fa mi sono recato un'altra volta nella zona A del parco del Cireto, e dopo 20 anni ho visto la stessa signora, no, più vecchia, ma guardate, mi ha guardato, e adesso mi ha detto, come ha? Come voglio, come una vecchiarella? E che fai questa coppa? Niente, c'è venuto a pigliare un po' per aria. Un po' aria. Oh, voglio questa panza che ha fatto, si può sta fuori dalla nuova. Adesso me te la farà bella corsa. Sono cancellato di dire. E si mi cancellato di dire. Un bello all'aperto. Un applauso. Considerata la crisi, i 100 grammatini rossi hanno pensato di omaggiarti
in modalità agile, cioè con una targa. Grazie veramente di questa. Grazie. Voglio ringraziare Massimo Giga, secondo me una persona splendida, oltre ad essere un grande scrittore e poeta, una persona di un cuore enorme. Lo ringrazio per questo monologo che ha scritto e ha pensato a me. Io vi ringrazio, vi auguro un buon Natale, un felice anno nuovo e vi auguro tanti figli, ma femmina. Adesso tutto femmina, non c'è proprio un altro buono. Grazie. Io sono di Agropoli, pure voglio pensare a me, sono di Agropoli e voglio fare un applauso da loro. Grazie a voi. Di questa targa ad Umberto Anaclerico per aver fatto proprio il pensiero del grande Victor Hugo, per il quale il teatro non è il paese della realtà. Ci sono alberi di cartone, palazzi di tela, un cielo di cartapesta, diamanti di vetro, oro di carta stagnola, il rosso sulla guancia, un sole che esce da sottoterra, ma è il paese del vero. Ci sono cuori umani dietro le quinte, cuori umani nella sala, cuori umani sul palco. Grazie ancora. Grazie. Grazie. Grazie a voi, grazie di nuovo. Grazie. Io di tutto ciò che non sono cuori umani. Non mi vedete grazie scherzando, Grazie di voi. Di nuovo, ma lasci che mi risvacca, mi cavo da una parola gerita. Buon divertimento, grazie. Prima di passare alla seconda parte dello spettacolo,